Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. In particolare, ci concentreremo sulla più enigmatica e misteriosa di tutte le legioni del Pantheon delle Legioni Astartes, ovvero sia la 20ª legione e il loro primarca Alpharius. La storia di quella che sarà conosciuta come la Legione Alfa inizia nei laboratori sulla Sacra Terra. Tuttavia, a differenza di altre legioni più famose come gli Angeli Oscuri, gli Ultramarine o la Guardia della Morte, la Legione Alfa, la 20ª delle legioni, venne inserita all'interno di un progetto segreto noto soltanto all'imperatore del genere umano. Infatti, l'imperatore, per cause conosciute solo al suo genio visionario, individuò 3 delle 20 legioni che poi comporranno il Pantheon delle Legioni Astartes, che tenne separate dallo sviluppo principale delle altre legioni. Mentre infatti i guerrieri che poi arriveranno a comporre i ranghi della Grande Crociata vennero impiegati in produzioni di massa e di sviluppo accelerato degli zigoti, i guerrieri della 20ª legione, della 18ª legione delle salamandre e della legione dei lupi siderali divennero parte di un progetto segreto, sviluppata insieme ai più competenti cultori del genoma che avevano accompagnato l'imperatore e la dottoressa Astarte nella creazione di quelli che poi diventeranno gli Space Marine. Ai guerrieri della 20ª legione, l'imperatore si dedicò con zelo encomiabile alla ricerca probabilmente di uno step evolutivo successivo sul quale focalizzare i recenti sviluppi delle tecnologie sviluppate nei laboratori sulla Terra. Infatti, caso più unico che raro, durante le fasi finali delle guerre di unificazione, il numero di effettivi della 20ª legione venne tenuto molto basso. Non superò mai, durante le fasi finali dell'unificazione della Terra e poi delle fasi iniziali della Grande Crociata, il numero massimo di 2.000 unità. Soltanto 2.000 Space Marine creati col codice genetico del primarca della 20ª legione furono effettivamente impiegati dall'imperatore per le ultime fasi delle guerre di unificazione. E anche il ruolo scelto dall'imperatore per questi guerrieri fu molto particolare. Mentre gli Space Marine, in generale, le terribili legioni Astartes, erano stati concepiti come una forza d'urto in grado di sostituire i lenti e non adatti Thunder Warrior per le guerre nello spazio, gli Space Marine della 20ª legione vennero impiegati esclusivamente per attacchi a bersagli designati, quindi rapimenti, omicidi, assassini, delle tecnogilde e dei tecnobarbari che ancora dominavano la Terra prima dell'unificazione imperiale. Tutto questo ovviamente era parte del disegno dell'imperatore e in questo caso c'è un elemento diverso da tutti quanti gli altri. Quello che vi racconterò adesso è un po' una storia parallela, perché la storia della Legione Alfa si sviluppa su due binari. Uno pubblico, che è quello che le cronache della Grande Crociata ricordano del ritrovamento del primarca Alpharius, e uno invece noto al primarca Alpharius stesso e all'immortale imperatore del genere umano. La storia di Alpharius, che poi segnerà il destino della legione, è appunto ammantata dal mistero. Ci sono solo illazioni e supposizioni del reale ruolo di Alpharius e di quelle che furono le prime gesta del giovane primarca. Infatti, secondo questa teoria, se Horus fu di fatto il primo primarca a essere trovato dall'imperatore, Alpharius fu niente meno che il primarca Zero. Infatti, la costruzione del primarca della 20ª legione portò ad un risultato inaspettato. Nella capsula criogenica che conteneva il seme genetico che avrebbe dato vita al primarca della legione Alfa, si formarono due individui. Due gemelli, l'unico caso in cui all'interno di una legione il primarca fu di fatto diviso in due, come lo stesso Alpharius ricorderà poi secoli dopo, e come avere un'anima divisa in due corpi. Nel momento in cui l'evento più catastrofico della storia del genere umano portò alla dispersione dei primarchi nella galassia, fu solo Omegon, il fratello gemello del primarca,
ad essere spazzato via dai terribili poteri degli dei del caos che volevano vendicarsi di un antico patto violato dall'imperatore del genere umano, mentre Alpharius non venne disperso nella galassia ma atterrò poco lontano dal palazzo imperiale e venne recuperato dall'imperatore immediatamente dopo l'evento che diede origine alla dispersione dei primarchi. In questo caso il piano originale dell'imperatore poté proseguire con questo nuovo ultimo primarca che gli rimaneva a disposizione, che venne messo immediatamente al comando di una legione che di fatto era composta da spettri. Una legione che ben presto sparì dai ruolini delle forze che accompagnarono l'imperatore alla conquista della Terra e poi all'inizio della Grande Crociata. Della ventesima legione e del loro primarca, dalle storie imperiali si perse ogni conoscenza. Tuttavia, Alpharius e i suoi legionari Alpha vennero impiegati dall'imperatore in tutti i principali scenari di battaglia delle neonate forze imperiali. Una sorta di clausola di salvaguardia, una sorta di occhio dell'imperatore su quello che era l'andamento della sua legione. O meglio, si può solo ipotizzare che l'imperatore avesse in mente questo ruolo per la ventesima legione. Al seguito di una purga Xeno, Alpharius, travestito da normale legionario al servizio dell'imperatore, incontrò personalmente il fratello Lionel Johnson, primarca della prima legione, e si presentò al signore degli angeli oscuri semplicemente come Alpharius. Se fosse lo stesso individuo non è dato sapere, o se fosse un ufficiale dell'entourage dell'imperatore non è dato sapere. Fatto sta che Alpharius fu presente al ritrovamento di tutti i suoi fratelli. Vide Horus, vide il ritrovamento del primarca della sedicesima legione e del fatto che l'imperatore considerò Horus il primo primarca ad essere stato ritrovato, a testimonianza che della legione Alpha, delle sue origini, del suo primarca non doveva sapersi nulla. Non passò molto tempo prima che l'imperatore e gli altri primarchi, accompagnati sempre dall'eminenza grigia Alpharius, vennero in contatto con l'altro fratello perduto, Omegon. Anche in questo caso, il ritrovamento di Omegon non venne celebrato in nessun momento della storia imperiale, in quanto l'obiettivo di massima segretezza della legione era quello di continuare ad operare non vista ai margini della grande crociata dell'imperatore. Con l'avanzare della Grande Crociata e quando sempre più mondi vennero recuperati dall'impero e quindi riportati in seno alla legge imperiale, molti dei quali venne imposta la pace imperiale sotto le armi degli Space Marine, divenne chiaro che ormai il segreto dell'Alpha Legion e del suo primarca non poteva essere tenuto più nascosto. Venne il momento in cui Alpharius rivelò se stesso all'Imperium e lo fece attraverso un espediente molto 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 originale. All'insaputa dei suoi fratelli, che ormai pensavano di aver perduto per sempre il ventesimo fratello, Alpharius si trasferì in un sistema che non era stato ancora raggiunto dalla Grande Crociata. Lì rimase dormiente alcuni anni e costruì un piccolo impero all'interno del quale lui divenne il leader supremo. Dopodiché, quando la 63esima flotta di espansione, capitanata da Horus Lupercal, entrò nel sistema, venne accolta da una flotta raccogliticcia di esploratori che iniziarono a negoziare con i più possenti Space Marine. Quando Horus impose le condizioni per il passaggio all'Imperium, la flotta attaccò la più possente nave dei Lupi della Luna, dopodiché si ritirò attirando l'intera ammiraglia del primarca della sedicesima legione in un campo minato stellare. A questo punto Horus si teletrasportò sul ponte della Vengeful Spirits per rimproverare gli ufficiali in comando che si erano fatti imprigionare da quello che era una flottiglia raffazzonata di esuli terrestri che avevano perduto i contatti con l'Imperium da millenni. Non potete immaginare il suo stupore quando venne a sapere addirittura che dei team di abbordaggio erano riusciti a penetrare lo scafo della sua corazzata e che si stavano dirigendo sul ponte di comando. Horus attese che questi folli nell'idea del primarca arrivassero sul ponte di comando prima di ucciderne quattro con quattro singoli colpi della sua pistola Requiem. Il quinto colpo partì immediatamente dopo il quarto,
ma il guerriero che capitanava questi assaltatori era diverso dagli altri. Il quinto guerriero possedeva un qualcosa di molto simile al temperamento e alla costituzione del primarca, e benché colpito numerose volte dalla pioggia di proiettili Requiem, il guerriero balzò al collo del primarca della sedicesima legione tentando di strangolarlo. A questo punto i due esseri si guardarono negli occhi prima che Horus scoppiasse a ridere. Aveva trovato l'ultimo primarca. Riconobbe immediatamente la presenza del fratello e, trionfante, comunicò all'imperatore di aver trovato il primarca della ventesima legione. Ovviamente un primarca del quale l'imperatore era ben a conoscenza, tanto che lo aveva servito lungo tutto l'arco della Grande Crociata. Fatto sta che l'imperatore accolse immediatamente sulla terra con grandi manifestazioni di trionfo, cosa che avveniva per tutti i primarchi, fino a che l'imperatore poté finalmente iniziare la produzione in massa di legionari alfa, guerrieri creati col codice genetico del primarca Alfarius. Ovviamente il primarca Alfarius era l'unico guerriero nominale a capo della ventesima legione, e ben presto tutti i suoi figli genetici iniziarono ad avere molte somiglianze con il loro primarca. Questo è un tratto che tutte le legioni hanno come eredità genetica del loro procedimento di creazione, ma nell'Alpha Legion questa cosa venne accentuata in quanto tutti i legionari si sforzavano di assomigliare nell'armatura, nel modo di comportarsi e nel modo di parlare al loro signore genetico. Questa cosa venne aiutata dal fatto che molti dei legionari della Legione Alfa erano fisicamente leggermente più alti rispetto alla media degli Space Marine, e che Alfarius fosse più basso e con un fisico meno robusto rispetto agli altri suoi fratelli primarchi. Con la Legione finalmente riunita al suo signore, la Grande Crociata poté proseguire e alla Legione vennero forniti gli equipaggiamenti di più recente acquisizione, come le armature MK4 che le Forge di Marte inviarono ai guerrieri della ventesima legione. Ben presto divenne chiaro come la legione si specializzasse in guerriglia, tattiche di spionaggio e di infiltrazione, finalizzate non come la legione dei Signori della Notte e della Guardia del Corvo a creare il panico all'interno dei nemici che subivano l'ira della legione, ma di creare confusione all'interno della linea di comando. Quindi in realtà di trovarsi di fronte a un avversario impreparato che sarebbe stato ben presto preso mira da assassini mirati e travolto poi dalla potenza schiacciante delle legioni anche in appoggio che seguivano l'operato della ventesima legione. Ben presto la legione venne affiancata alla forza principale, ossia i lupi della luna di Horus. Infatti Alfarius, a differenza di molti altri primarchi, passò molto tempo col primarca della ventesima legione. Addirittura, prima di essere accompagnato sulla Terra, Horus procrastinò l'arrivo del primarca davanti al palazzo imperiale di alcuni mesi, tempo che venne speso dal primarca della sedicesima legione e dal primarca della ventesima per cementare la loro unione e creare un forte vincolo di lealtà. Ovviamente Alfarius riportò all'imperatore una serie di considerazioni sul suo figlio prediletto e sugli altri primarchi. In particolare c'è da notare che, secondo gli appunti di Alfarius, il primarca maggiormente papabile per l'elezione al ruolo di signore della guerra, anziché essere Horus, avrebbe dovuto essere Lionel Johnson. Infatti il primarca della prima legione, secondo lo screening effettuato anche in incognito da Alfarius e dalla legione Alfa, era il più adatto a assurgere al ruolo di primus inter pares e guidare le forze dell'Imperium. Ovviamente noi sappiamo che l'imperatore scelse Horus e ad Ullanor lo elevò come primus inter pares e signore della guerra delle forze armate dell'Imperium. Il motivo è che Horus covava una hubris crescente che ben presto sarebbe stata la causa della sua caduta e della sua trasformazione nella più grande calamità che abbia mai flagellato l'Imperium dell'uomo. Sui campi insanguinati di Davin, Horus giurò fedeltà agli dei del caos, un potere più oscuro dell'Immaterium, e si rivoltò contro l'Imperium che aveva contribuito a creare.
Tutto questo avvenne come un fulmine a ciel sereno rispetto a tutte le altre organizzazioni imperiali che vedevano nel Signore della Guerra Horus il paladino del genere umano e la luce di speranza che avrebbe illuminato le stelle. Tuttavia, la Legione Alfa era al corrente degli eventi che avrebbe scatenato l'eresia di Horus già da diversi anni prima. Infatti, Alfarius e il suo primo capitano Omegon vennero contattati diversi anni prima degli eventi dell'eresia di Horus da una misteriosa organizzazione aliena chiamata la Cabala. All'interno della Cabala operano entità ed individui di tutte le razze senzienti dell'universo e un'organizzazione che era già attiva e preminente nella galassia quando l'umanità era poco più che scimmie antropomorfe che muovevano i primi passi sul mondo della Sacra Terra. E hanno osservato l'evoluzione del genere umano, hanno osservato la colonizzazione dell'universo da parte dell'umanità e hanno probabilmente anche contribuito a generare le conoscenze necessarie ai primi sciamani della Terra a fondersi nel creare l'unità gestaltica nota come l'imperatore del genere umano. La Cabala ha un unico scopo: salvaguardare la galassia dalle voraci fauci degli dei del caos a qualsiasi mezzo. Per farlo, si è servita di agenti di tutte le razze, anche degli Eldar, dei primogeniti degli antichi, che hanno un ruolo preminente all'interno del Gran Consiglio della Cabala che guida appunto i passi di questa misteriosa organizzazione. All'interno di questa organizzazione, prendendo contatti col primarca della ventesima legione, lo stesso venne posto innanzi a un bivio. Gli venne spiegato dai veggenti della Cabala che ben presto il primo figlio dell'imperatore avrebbe scatenato una guerra galattica di proporzioni titaniche, che l'umanità sarebbe collassata su se stessa, dove da un lato i paladini della luce avrebbero contribuito alla difesa del palazzo imperiale e dall'altro lato la progenie degli dei del caos si sarebbe erta per distruggere la galassia e consegnarla nelle mani degli dei del caos. A questo punto, spiegarono ad Alfarius, il primarca avrebbe avuto una scelta. Se avesse parteggiato per l'imperatore, l'umanità sarebbe sopravvissuta, avrebbe vissuto 10-20.000 anni di oblio prima di collassare preda dei propri istinti primordiali e consegnare la galassia in mano agli dei del caos. Se invece Horus avesse trionfato e avesse ucciso l'imperatore, il caos che bruciava nella sua anima non sazio si sarebbe rivolto contro se stesso e in circa 4-5 anni di guerra totale l'umanità si sarebbe estinta, sarebbe collassata su se stessa e gli dei del caos, privi di emozioni dal quale attingere, sarebbero semplicemente morti di fame. L'umanità si sarebbe estinta, ma la galassia sarebbe stata risparmiata. In base a questo schema, la Legione Alfa scelse la via più difficile. Per portare avanti il sogno dell'imperatore di una galassia libera dal gioco degli dei del caos, si schierò in massa contro l'Imperium che aveva contribuito a creare. Infatti, i legionari Alfa si dimostrarono determinanti per far sì che le informazioni relative al tradimento di Horus non filtrassero immediatamente e sui campi di battaglia di Istvan V si schierarono sotto la bandiera del Signore della Guerra, attaccando le legioni consorelle della Guardia del Corvo, delle Salamandre e delle Mani di Ferro, distruggendole praticamente tutte. Non solo, Alfarius e suo fratello Omegon si dimostrarono determinanti per la guerra segreta che si combatté subito dopo l'inizio dell'eresia di Horus. Infatti, fu Alfarius e i suoi legionari a consentire a Korax della Guardia del Corvo di scappare, di fuggire dai campi ardenti di Istvan V e di raggiungere la Sacra Terra. Ma non solo, molto dell'addestramento della Legione Alfa era finalizzato all'infiltrazione anche all'interno delle legioni sorelle. Infatti, la tecnologia del quale erano dotati i più grandi esperti della Legione Alfa gli consentivano di assumere le fattezze, le armature ed impersonare i tratti dei legionari delle altre legioni. Ed un nutrito gruppo di legionari Alfa, ben 50, riuscirono a farsi passare come sopravvissuti della Guardia del Corvo e si infiltrarono all'interno della struttura della 19ª legione.
Il motivo è molto semplice. Alfarius sapeva che l'imperatore avrebbe fornito al figlio primarca le istruzioni e i codici genetici per creare una nuova razza di Space Marine. Non solo, gli avrebbe fornito le specifiche tecniche di nuovi equipaggiamenti che avrebbero consentito alla Legione Alfa di assumere il predominio all'interno delle legioni. Con i guerrieri che erano riusciti ad infiltrarsi all'interno della Guardia del Corvo, Alfarius e i suoi uomini diedero inizio ad una serie di azioni diversive che portarono al furto dei codici genetici che l'imperatore aveva fornito a Korax e alla contaminazione delle scorte genetiche disponibili alla 19ª legione. Un team di infiltrati della legione Alfa riuscì addirittura ad attentare alla vita del primarca della 13ª legione, Robot Gilliman. Infatti, allo scoppio dell'eresia, un team di legionari Alfa che era rimasto dormiente per anni, travestito addirittura da guardia d'onore del primarca degli Ultramarine, allo scoppio dell'eresia provò ad assassinare Robot Gilliman e ci sarebbe addirittura riuscito se non fosse stato per il provvidenziale intervento di un branco di lupi siderali che era stato posto lì da Malkador il Sigillita a sorvegliare le operazioni del primarca della 13ª legione. L'estensione appunto dell'Alpha Legion all'interno delle altre legioni sorelle costituì un enorme problema per le legioni che invece si dichiararono leali, dichiaratamente leali all'imperatore, ma anche per le legioni caotiche. Horus, infatti, una volta ricevuti i rapporti del fatto che la legione Alfa si era infiltrata nella Guardia del Corvo e che un gruppo di legionari Alfa aveva addirittura attentato alla vita del fratello Robot Gilliman, ordinò una completa epurazione della propria legione, dei figli di Horus, da parte del capitano della prima compagnia, Zekai Labadon, il quale, con sua grande sorpresa, scoprì che anche la legione dei figli di Horus conteneva delle cellule dormienti di legionari Alfa in attesa di ordini segreti da parte del loro primarca per chissà quale missione operativa. Ed è questa la capacità della legione Alfa, a differenza di tutte le altre legioni di Space Marine, il suo ruolo non è finalizzato al conflitto aperto, ma al sotterfugio e alla strategia schiacciante di mettere il nemico nell'angolo ed eliminarlo una volta che la sua intera linea di comando era stata devastata. Per questo la legione Alfa si guadagnò l'inimicizia e fu invisa a molte delle sue legioni sorelle, che non vedevano di buon occhio il modus operandi di Alfarius e della sua legione. In particolare, prima dello scoppio dell'eresia, vi fu l'incidente del mondo di Tressa Prime. Su questo mondo, che ospitava considerevoli risorse militari, venne ordinata la pacificazione da parte di Alfarius e della sua legione. Era uno dei primi incontri che la legione gestiva interamente da sola, dopo essere stata a rimorchio della più grande legione dei lupi della luna. E quindi Alfarius volle dare prova delle sue abilità agli altri fratelli. Per far questo, annunciò deliberatamente al governo planetario l'intenzione di attaccare la capitale del mondo che si stava preparando a subire l'ira delle legioni. Ovviamente i governatori planetari tolsero risorse da tutti gli altri sistemi, da tutte le altre parti del mondo attaccato, per concentrarle all'interno della capitale planetaria, cosa che la legione Alfa lasciò fare in maniera deliberata. Mentre i consiglieri delle altre legioni suggerivano un rapido colpo che avrebbe tagliato la testa al serpente, Alfarius procrastinò l'invasione di diverse settimane, dando il tempo ai governatori planetari di radunare una forza che superava la forza della legione Alfa di 100-1. A questo punto Alfarius con calma iniziò ad attaccare i luoghi rimasti sguarniti, fino a quando soltanto la capitale pesantemente fortificata non rimase libera dall'influenza degli Space Marine. A questo punto, dopo che erano passati diversi mesi, Alfarius finalmente lanciò l'attacco alla sua legione. L'attacco iniziò con varie azioni diversive da gruppi di civili che in segreto lavoravano per la legione Alfa, facendo crollare ponti, eliminando caserme,
cagionando una serie di danni che impedirono alle forze militari di raggrupparsi in un unico punto e le tennero isolate l'una dalle altre. Solo a questo punto gli Space Marine attaccarono e, in un orgio di distruzione, uccisero centinaia di migliaia di individui fino a quando i governatori planetari non accettarono una resa incondizionata alla legione di Alpharius. Tutti i fratelli primarchi criticarono tantissimo questo sforzo bellico inutile che aveva portato alla perdita di centinaia di migliaia di vite. Robot Gilliman, infatti, dichiarò che Alpharius non aveva dimostrato null'altro di saper sprecare i proiettili che l'imperatore metteva loro a disposizione. Tra tutti i primarchi, soltanto Horus all'epoca applaudì il modus operandi del primarca, dimostrando che la capacità di infiltrazione della legione non era seconda a quella di nessun altro e che quindi era un'utile freccia all'arco delle forze del Signore della Guerra. Forze che, come stavo dicendo prima, erano infiltrate anche all'interno della sua stessa legione per controllarlo o per effettivamente non si sa per quale misteriosa ragione nota soltanto da Alpharius e dai suoi seguaci. Con l'andare avanti dell'eresia di Horus era chiaro che l'obiettivo del Signore della Guerra era appunto quello di fare rotta sulla Sacra Terra, detronizzare l'imperatore e sostituirsi adesso come nuovo signore del genere umano, di un'umanità asservita ai poteri perniciosi. Ovviamente per fare questo, che era in linea con lo scopo che Alpharius e la sua legione aveva accettato di eseguire per conto della Cabala, occorreva seminare caos e panico sulla stessa Sacra Terra e fornire alla flotta ribelle gli strumenti per invadere il sistema solare e per sconfiggere l'imperatore del genere umano, imperatore che Alpharius e la sua legione erano ancora ostinati a servire. Ad Horus vennero fatti avere i piani di difesa del palazzo imperiale, l'ordine di disposizione della flotta da guerra Solar e in generale tutto quanto poteva essere utile al Signore della Guerra per pianificare il più grande assedio mai effettuato nella storia del genere umano. Ancora di più, Alpharius e la sua legione si assicurarono che Plutone, l'ultimo dei pianeti del Sistema Solare, e quindi ingresso al centro dell'espansione umana nello spazio, fosse sguarnito in attesa dell'arrivo della flotta del Signore della Guerra. In quest'ultima circostanza, Alpharius si trovò a combattere addirittura contro il fratello Rogaldorn e in uno scontro diretto, apparentemente, Rogaldorn uccise Alpharius. Rogaldorn era più debole fisicamente rispetto agli altri primarchi, pur essendo un guerriero che pochi altri, oltre ai suoi fratelli primarchi, potevano sperare di sconfiggere. Rogaldorn ebbe facilmente ragione del fratello e lo decapitò con la sua arma. Tuttavia, poche settimane dopo, Alpharius, al comando della sua legione, stava provocando subbugli e sconvolgimenti nella massa di rifugiati umani che cercavano salvezza all'interno delle mura del palazzo imperiale. Tutto questo portava ad un'altra delle doti tattiche della legione, in quanto se nelle altre legioni la catena del comando era pressoché assoluta, tra i dogmi della legione Alpha c'era quello dell'indipendenza. Ogni capitano, ogni ufficiale operava secondo schemi noti soltanto a lui. E che la perdita di una delle cellule dormienti o attive della legione non doveva essere in grado di inficiare l'operatività degli altri gruppi. In realtà questo riprende molto il concetto dominante della legione, dove ogni ufficiale all'esterno della legione, quindi non fra i suoi membri, identifica se stesso come Alpharius, anche quando i legionari Alpha sono più di uno. Molti infatti indossano l'elmo, raramente si è visto il volto di Alpharius e di suo fratello Omegon, formalmente capitano della prima compagnia, i quali operavano in perfetta sinergia. Anzi, e un altro è sempre a livello di pettegolezzo, tra le strategie operative della legione c'era quello di invertire i ruoli dei primarchi. Per un periodo di tempo Alpharius comandava la legione e Omegon fungeva da capitano della prima compagnia. Ad un certo punto i due primarchi si cambiavano di posto e Omegon, nominalmente Alpharius, prendeva il comando della legione e Alpharius prendeva il nome di Omegon e operava come capitano della prima compagnia. Ovviamente ogni comandante, ogni capitano
vista anche la grande somiglianza fisica di Alpharius e i suoi figli, identificava se stesso col nome di Alpharius. E quindi molto probabile che il guerriero ucciso su Plutone fosse in effetti uno dei capitani di Alpharius. Questa vicenda si ripresenterà più volte durante l'arco dell'eresia e anche dopo la sua conclusione. Infatti, Horus, nonostante il potere del quale era imbevuto, donatogli dai dei del caos, perse il confronto finale con l'imperatore del genere umano e fu sconfitto e i poteri del caos banditi dal suo corpo. Ovviamente l'imperatore, mortalmente ferito, non poteva sopravvivere nella sua forma umana e venne tumulato all'interno degli arcani meccanismi del Trono d'Oro. La situazione effettivamente peggiore per l'operato della Cabala e per quelli che erano gli scopi di questa misteriosissima organizzazione. C'era un universo completamente in guerra, dove centinaia di pianeti erano stati persi a causa dell'uomo, ma il caos non era riuscito a vincere. Il caos aveva corrotto metà dell'Imperium e non era riuscito a sopraffare l'altra metà. Non poteva quindi innescare quel procedimento autodistruttivo perché avrebbe avuto un nemico sul quale confrontarsi. La Legione Alfa, la Cabala e l'intera organizzazione che caldeggiava la vittoria degli dei del caos a beneficio dell'intera galassia aveva perduto la sua guerra. Alpharius, a differenza delle altre legioni, non si ritirò nell'occhio del terrore seguendo la distruzione del signore della guerra, ma si ritirò all'interno delle sue basi segrete. Infatti, quello che effettivamente diversifica la legione Alfa dalle altre legioni sorelle è che non ha un mondo natale, non ha un mondo dal quale recluta principalmente i suoi adepti, ma i legionari Alfa sono disseminati su una serie di basi segrete note soltanto a loro, sparse in tutta la galassia. Circostanza che rende l'individuazione e l'eliminazione delle forze della Legione Alfa molto difficile da effettuare, anche dopo 10.000 anni dalla fine delle ostilità nei confronti della Legione. Infatti, la Legione prese parte marginalmente alla fine degli scontri, non prese parte sugli scontri sulla Sacra Terra, ma si assicurò che molte delle altre legioni subissero ritardi o vennero incapacitate nel prendere parte effettiva allo scontro finale contro Horus. La legione, l'ultimo capitolo della legione noto alla fine dell'eresia, vide nuovamente coinvolto il primarca della ventesima legione nei confronti dell'odiato fratello della tredicesima. Infatti, sul mondo di Escandor, Robot Gilliman venne attaccato da una forza di legionari Alfa che includeva Alpharius. Durante questo scontro, il primarca degli Ultramarine sperimentò contro di sé l'applicazione dei principi che erano stati resi accessibili a tutti i legionari tramite il Codex Astartes. Infatti, il grande disegno di Robot Gilliman di rimodernizzazione del legione Astartes in forze più flessibili, chiamate capitoli, era stato reso accessibile a tutti i capitoli, a tutte le vecchie legioni che avevano difeso la Sacra Terra. Ovviamente tale conoscenza era stata filtrata e ottenuta anche dalla Legione Alfa, che impiegò contro Robot Gilliman i suoi stessi principi e i suoi stessi criteri. Ovviamente per ogni mossa che il primarca riusciva a concepire ed attuare sul campo di battaglia esisteva una contromossa che era stata codificata, che i legionari Alfa avevano studiato e che l'intelligenza di Alpharius aveva messo in moto per contrastare il primarca e stringerlo in un angolo. A quel punto Robot Gilliman fece una cosa che Alpharius non aveva previsto. Improvvisò. Uscì alla testa dei suoi guerrieri in un attacco disperato e si scontrò personalmente con il primarca della ventesima legione. Benché Robot Gilliman non brillasse per prodezza marziale in considerazione di altri suoi fratelli come Sanguinius, Lionel Johnson o Lehman Russ, la potenza del primarca degli Ultramarine fu tale che anche in quel caso Alpharius venne ucciso. Tuttavia, gli effetti, per come vi spiegavo prima, gli effetti della morte del primarca o della morte apparente del primarca non vennero assolutamente percepiti. La legione continuò a combattere in maniera come se non fosse successo niente, come se fosse un mero ufficiale ad essere caduto sotto la spada di Robot Gilliman. Non solo, ben presto Robot Gilliman venne tratto in salvo da una nutrita forza di Ultramarine che arrivò in soccorso. Quando
Gli ultramarine salutarono i propri confratelli, questi ultimi aprirono il fuoco contro i sopravvissuti e fu solo l'intervento di Robot Ghilima che nuovamente capovolse le sorti dello scontro. In quel momento la Legione Alpha si guadagnò l'odio eterno ed imperituro della Legione degli Ultramarine, perché aveva utilizzato contro di loro gli stessi motti e gli stessi gridi di battaglia che invece i guerrieri degli Ultramarine utilizzavano nelle loro campagne militari, segno che la Legione Alpha era inserita nel substrato di tutte le Legioni Astartes. Attualmente la Legione Alpha è la forza militare più misteriosa all'interno della galassia. Non si sa che fine hanno fatto i primarchi gemelli Alpharius ed Omegon. Si pensa che almeno uno dei due venne ucciso, se non da Robot Ghilliman, da Rogal Dorn su Plutone, ma in effetti non si ha conoscenza della perdita del primarca della 20ª legione. Ovviamente nessuno al di fuori della legione ha conoscenza che i primarchi in realtà erano due. Solo l'imperatore sul trono d'oro e lo stesso Alpharius ed Omegon erano a conoscenza del fatto che vi fossero effettivamente due primarchi identici. E oggi la Legione Alpha rimane tranquilla e attiva le sue reti di conoscenze su molti mondi imperiali. Infatti, stranamente, nel millennio 31, nel millennio 39 e nel millennio 40, la Legione Alpha è stata dichiarata distrutta ed estinta dai sommi signori della Terra, salvo poi ricredersi quando una serie di insurrezioni erano capitanate dai legionari in armatura verde acqua della 20ª legione. Quello che contraddistingue la legione rispetto a tutte le altre legioni che si sono votate dal caos è il fatto che essa ha tutti i connotati di una legione lealista. A quanto è noto, l'uso dei demoni e delle forze del warp è marginale all'interno della legione ed essa recluta e addestra bande di operativi umani, a differenza della legione tipo dei predicatori, che utilizzano gli umani semplicemente come carne per possessioni demoniache o per rituali che prevedono la morte del cultista. Gli operativi della legione Alpha vengono addestrati ai massimi livelli e lasciati dormienti sui mondi che la legione Alpha è in procinto di sobillare e rivoltare al credo imperiale per molti decenni, fino a quando, a segnali prestabiliti, tutte le cellule dormienti vengono attivate, con risultati che l'Inquisizione non riesce ancora neanche a concepire. La portata dei piani della legione è talmente ampia che ancora l'Inquisizione, i Cavalieri Grigi e le forze dell'Ecclesiarchia non sono ancora riusciti a capire la reale portata dei piani di Alpharius. D'altro canto, è opinione diffusa tra i sommi signori della Terra che i legionari Alpha in realtà reclutino dagli stessi mondi imperiali che l'Imperium giura di proteggere, che gli Space Marine giurano di proteggere. Sono tutti mondi, possibili mondi di reclutamento da parte della Legione Alpha, che non ha una sua base specifica e che Alpharius non ha mai individuato un mondo riconducibile alle sue origini, non ha mai rivendicato nessun mondo come suo. E quindi dalle basi segrete della Legione Alpha è possibile che Alpharius oggi stia in procinto di lanciare una nuova crociata per terminare il lavoro iniziato da Horus 10.000 anni fa. Un'altra delle caratteristiche importantissime che contraddistinguono la Legione Alpha è il fatto che è in possesso, tra le altre cose, dei progetti originali che l'imperatore Amar Astartes e il suo team di scienziati avevano utilizzato per la creazione dei primi Space Marine. O meglio, di quelli che possono essere considerati come dei Super Space Marine. Degli Space Marine che solo recentemente Robot Ghilliman e Belisarius Kol hanno introdotto nella galassia, ma che l'imperatore aveva già designato, aveva già sperimentato per rappresentare l'evoluzione del progetto Space Marine una volta che lo scopo ultimo degli Space Marine, conquistare la galassia nel nome del genere umano, avesse raggiunto il suo culmine. Oggi, appunto,
la Legione Alfa è in possesso di questi disegni, ha in mano la progettazione delle armi e delle armature più rilevanti dell'Imperium e non c'è mondo, non c'è pianeta, per quanto pesantemente fortificato ed armato, che rimanga al di fuori della portata di Alpharius e dei suoi operativi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere scrivendo qui sotto nei commenti, o se avete altre curiosità su questa legione misteriosissima che mi ha lasciato anche a me con tante domande e pochissime risposte, mio malgrado, fatemelo sapere, ne possiamo parlare qui sotto nei commenti, e mi raccomando di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sugli altri episodi della Guida Galattica per Modellisti. Con questo video si conclude finalmente la grande epopea dell'eresia di Horus, un percorso che ci ha portato dai primi video dedicati a Lionel Johnson, a Fulgrim e agli altri primarchi delle primissime legioni, fino a raccontarvi i segreti più reconditi di Alpharius e della sua legione, e un viaggio che ci ha accompagnato per tantissimo tempo. Io vi ringrazio perché siete stati molto gentili nel sentire i miei video, nel farmi un sacco di domande, vi ringrazio veramente veramente tanto. Questo rappresenta il punto di arrivo di questa epopea, ma non potevo lasciarvi senza parlarvi del più grande personaggio che ha animato l'eresia di Horus. Infatti, ci sarà un video bonus. Nella prossima puntata, infatti, ci concentreremo sul più grande personaggio di Warhammer 40.000, su quello che ha comportato l'intera creazione dei primarchi e che è colui che ha gettato le basi dell'eresia di Horus, e vi racconterò tutto quello che avete sempre voluto sapere e che nessuno ha mai avuto il coraggio di dirvi sull'immortale imperatore del genere umano e sulla sua legione dorata, l'Adeptus Custodes. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata! Guerrieri della 20ª legione in particolare, l'imperatore si dedicò immobile. Questo non ci volevo.